Amici di motorsport.com, siamo alle finali Ferrari 2020 a Misano e l'auto che vedete qui alla mia sinistra, ve lo dico subito, è una vettura esagerata. Si tratta della Ferrari 488 GT modificata, è la vettura che abbiamo potuto vedere in occasione della press release dell'ultimo 25 di novembre 2020. È un'auto clamorosa sotto tutti i punti di vista, ve lo dico subito, si tratta del prodotto più puro che Ferrari può offrire per quanto riguarda le competizioni GT, ma non è una vettura destinata a gareggiare. Si tratta infatti di un'auto che potrà essere sfruttata unicamente in occasione dei track day e nel corso degli eventi destinati al club competizioni GT. Andiamo a conoscerla più nel dettaglio e più da vicino. Ovviamente si tratta di una vettura che, essendo destinata a un uso su pista e non alle competizioni, non deve sottostare ad alcun vincolo regolamentare imposto dalla FIA, salvo ovviamente a quelli della sicurezza. È una vettura gran turismo che di fatto racchiude in sé tutto il know-how figlio dei successi della 488 GTE e GT3. Sono vetture che nel corso della loro carriera hanno raggiunto 630 podi e 350 vittorie mal contate in giro per il mondo, quindi numeri straordinari. La carrozzeria che vedete, ad eccezione del tetto che è in alluminio, è tutta esclusivamente in fibra di carbonio per avere maggior rigidità con un peso alleggerito ai massimi livelli. Il centro di pressione, dopo accurati e sviluppati e lunghi test al Nürburgring, è stato spostato in avanti del 20%. Ciò cosa va a significare? Vuol dire che l'asse anteriore, di fatto quindi la possibilità di agire sullo sterzo, è sensibilmente migliorata, senza però tuttavia andare ad intaccare il pacchetto aerodinamico complessivo. A livello di downforce abbiamo numeri clamorosi, si tratta di una tonnellata, 1000 kg già presenti, già sviluppata a 230 km/h. Per quanto riguarda il sistema frenante, è firmato Brembo ed è figlio di tutto il know-how che il cavallino ha raggiunto nel corso delle sue esperienze nelle gare GT. Abbiamo anche la possibilità di andare ad agire sulla taratura dell'ABS con lo stesso identico sistema che troviamo sulla GT3 e sulla Evo 2020. Parlando del motore, cuore pulsante dell'auto è il già noto pluripremiato e plurivincente V8 biturbo, capace di erogare una potenza dell'intorno dei 700 cavalli. Non è stato dato il valore ufficiale preciso. Abbiamo tantissime componenti che sono state studiate appositamente per questo modello e tante altre che invece derivano dal know-how figlio delle competizioni in cui il cavallino ha trionfato in giro per il mondo. Il cambio ovviamente ha i rapporti con tarature e impostazioni regolabili a scelta dell'acquirente. I pneumatici sono marchiati Pirelli, per essere precisi nel modello, sono gli stessi che usa il cavallino nel Challenge. Dando un'occhiata agli interni abbiamo la possibilità di avere un biposto, ovvero oltre chiaramente al posto di guida anche un secondo sedile al fianco dell'acquirente, del pilota, il tutto per poter sfruttare al massimo i programmi di scholarship offerti da Ferrari nel pacchetto complessivo, oppure anche per poter portare in pista e terrorizzare, o per meglio dire far provare esperienze uniche ai facoltosi clienti, parenti, amici, insomma, del proprietario di questo gioiellino. In chiusura non posso ovviamente dirvi il prezzo, perché non è stato ovviamente dichiarato da Ferrari, perché ogni vettura di fatto è un capolavoro unico a sé stante, totalmente personalizzabile a scelta dell'utente finale. C'è stato detto sottovoce che ci sono clienti che addirittura la vogliono totalmente in fibra di carbonio, carbon look, un po' come la Batmobile, ecco, per essere più chiari e più specifici. Si tratta di una vettura veramente straordinaria, destinata ad essere la ciliegina sulla torta di quella che è la straordinaria carriera della Ferrari 488 GTE e GT3. Però adesso voglio sapere cosa ne pensate voi nei commenti qui sotto di questa vettura. Io personalmente sono un po' innamorato, ve lo dico in tutta sincerità. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube tramite la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti!